nel nostro parterre del salottino del mercoledì sera abbiamo diversi artisti, diversi ospiti con cui faremo dei collegamenti. Come già al telefono è presente la nostra amica, che saluto, Desiree Capaldo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a Bepi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a te, un gradito ritorno, quello di Desiree, che ormai posso dire è una conferma del nostro salotto, perché propone sempre delle ottime novità e giustamente... Poi, ormai sono più siciliana che... E infatti, anche perché qualcosa ti lega a noi, per cui è pur bello poter anche raccontare le evoluzioni e i vari momenti di crescita e di lavori che si eseguono. In questo senso, appunto, noi tra un po' andremo a sentire il tuo ultimo singolo, che, di cui mi parlassi, il brano che praticamente sarà con noi da far sentire è Quando sei qui. Non è una domanda, è una domanda. È anche una domanda. Sono stata ad Agrigento poco tempo fa, tu lo sai, a fine dell'anno. Ecco. No, allora, a parte gli scherzi, Quando sei qui sì, è il mio ultimo brano, scritto da me, appunto, e niente, puoi sapere qualcosa in particolare? Sì, mi piacerebbe un attimo anche raccontare il Quando sei qui di Desiree Capaldo. Allora, Quando sei qui è un brano che, insomma, parla di una storia d'amore un pochino tormentata, dove, insomma, lei, che non sono io, perché molti hanno pensato che sia un brano autobiografico, questo no, insomma, lei ha questa storia con un uomo, non è specificato se sono sposati, se sono fidanzati, se sono due amanti segreti, potrebbe essere la storia di qualsiasi persona. Lei è innamorata di quest'uomo, che però a sua volta ha un'altra donna, e quindi vive questo amore un po' tormentato, no? Però in questo caso l'amore vince su tutto, e lei è talmente convinta del loro profondo legame, del loro profondo amore, che dice: quando sei qui sento che tra noi non finirà mai, anche se tu dovessi scegliere di stare con lei. Questa è un po' la trama della mia canzone. Infatti, un brano che, tra l'altro, mi dicevi qualche istante fa, vede la novità di un videoclip che potremmo anche definire un selfie videoclip, no? Da te realizzato praticamente. Io lo chiamo selfie videoclip. Infatti. guarda, in realtà è nato per gioco, non c'era assolutamente insomma, questa idea di fare, anzi stavamo pensando proprio alla, ne parlavamo anche con te, no? Proprio alla realizzazione, alla produzione di un videoclip, insomma, a tutti gli effetti, però è stato fatto così per gioco. In realtà lo volevo lanciare per una diretta Facebook, dico la verità, poi mi è piaciuta l'idea, l'ambientazione, il mare, il sole, tutto quanto, e lo abbiamo riguardato una volta che, insomma, l'ho montato, l'abbiamo riguardato e abbiamo detto: oh, cavolo, che bello, però è troppo bello. Perché c'è una magia, cioè, in realtà, sai, le cose non costruite, le cose semplici, quelle più spontanee. Sì, magari quando tu fai un videoclip tante volte sei costruita, non sei te stessa, capito? Invece in questo video traspare tutto quello che è me, cioè quella che sono io, te stessa, nella mia semplicità, infatti, nella mia genuinità, capisci? Non c'è nulla di costruito, perché è stato fatto così. E quindi ho detto: caspita, però emana una bella energia, emana qualcosa di bello, di magico. Abbiamo detto: perché non provare a pubblicarlo anche su YouTube? E quindi possiamo dire che l'utenza che usufruisce anche dei canali come YouTube può trovare il video di Desiree Capaldo, Quando sei qui, direttamente su YouTube. Bene. C'è qualcuno che vuoi ringraziare e salutare, essendo alla fine del nostro contatto? Io sicuramente voglio ringraziare tutti i siciliani, perché, ma non lo dico veramente per, come dire, per una violinata, ma proprio perché è un popolo, a me piace tantissimo.
tantissimo la Sicilia e anche i siciliani, perché ho avuto sempre tanta accoglienza. Ho fatto tantissimi concerti in tutta la Sicilia, veramente non c'è credo una parte dove io non abbia fatto un concerto, e ogni volta appunto vengo sempre accolta con grande come dire calore. Partecipazione e calore, esatto. Quindi voglio, insomma, il mio saluto è per tutti gli ascoltatori e per tutta la Sicilia. Bene, io ti voglio ringraziare. Sto cercando di imparare anche qualche frase, ma non sono molto brava. Va bene, quello sarà poi anche un test quando verrai, chissà se un giorno sarai sì, anche qui in studio, bene. Ti interrogheremo diciamo su quello. Quello che ho imparato non si può dire, quindi va. Ah no, ok, è censurato, quindi non è possibile. No, ok, no, no, Desiree, no. Noi siamo pronti a sentire il tuo brano, ti faccio un in bocca al lupo e tanti auguri sempre per il tuo futuro, va bene? Grazie mille, grazie. Grazie, grazie a te, una buona serata, ciao. Ciao. Questa stanza senza di te, sono sola coi miei perché.